Tutto è pronto e quindi è Angotti che sicuramente darà il via alla gara con un po' di ritardo. Ecco, rotola il pallone e la prima palla è dalla Paolana, appunto, lungo va D'Ascoli che è in vantaggio, la butta fuori, ancora a uscire, poi ce l'ha sul destro l'eviazione e poi non c'è nulla. Ce l'ha su sinistro Cabrera, non c'è deviazione per l'arbitro Iano, ma riconquista una buona palla in uscita la Paolana. Adesso va con questo pallone in mezzo a Mazzotta, Angotti che va a colpire di testa in tutte le linee, restano solo due fuori. Chi batte, attenzione, questo pallone corto verso Violetti che trova l'imbucata e trova il gol sul primo palo. È stata una punizione studiata sicuramente. Casalotte ha invitato proprio basso perché per Fioretti che arriva e imbuca sul palo, corno, l'aveva toccata, però insomma è andata un po' così, magari rivedremo un po', però Simone Fioretti è andato al settimo gol. La palla in mezzo sul primo palo, va Etus a rinviare, l'ha battuto abbastanza bene questo pallone fermo lì, ancora Vitale di sinistro, sbucciata un po', arriva Mazzotta col sinistro, la mette in mezzo, troppo sul portiere che perde la palla e poi di fisico su Mazzotta, prende un po' di spazio, poi cerca di mettere in mezzo questo pallone, questo cross che corno tocca per un attimo, non riesce a finalizzare lì davanti. Attenzione adesso ad Angotti che adesso cerca questa rovescia. Un po' da BC Soccer, un po' lo pronto per la battuta, aspetta l'arbitro e via, si parte per questo secondo tempo. Passa la palla in mezzo, va a toccare la Baggini che quasi sfiora l'autogol. Attenzione a Mazzotta sul primo palo, va a girare di testa ancora Sposato che adesso vediamo questo cross di Sposato, vanno a saltare in molti ma è tutto sul portiere, pallone resta lì, c'è il fallo fischiato dall'arbitro sul portiere, questo pallone di esterno, così Angotti cerca l'uscita sull'esterno, poi tocca il pallone Angotti addirittura e non riesce. Sant'Angelo, attenzione, scusami, Mazzotta, palla lunga altra parte, solo il pallone lo mette fuori. Discuterà probabilmente gli ultimi minuti anche Rodriguez per il Soriano. Attenzione che adesso va questo pallone, si gioca molto in questo secondo tempo per mantenere questo risultato. C'è il pallone in mezzo per Vitale, D'Ascoli fa buona guardia, fa Sposato, la palla dietro, c'è Semaforico, è lui che deve crossare l'ultima palla forse, pallone fuori e poi qui. Rodriguez la butta e finisce la partita col Soriano, attenzione che vince 1-0 grazie al gol di Fioretti. Soriano che ha giocato tutto il secondo tempo in 10 contro una vogliosa Paolana che però non ha trovato lo spunto necessario per poter almeno cercare di pareggiare.